al culmine della incompetenza, CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, al culmine della incompetenza. Vediamo un po' di chi si tratta. Vedete questa bella signora? È una signora tanto bella. E è successo un fatto molto strano, cari amici. Ne hanno già parlato le televisioni, e questa mattina ne parlano i giornali. La candidata di Orlando non cede. C'è il TAR, devo difendere il mio onore. Ma cos'è successo? Dispiace tanto per questa bella signora. Chissà che non sia tutta colpa dell'invidia e della gelosia, chissà come stanno. Intanto cominciamo con precisare che questa bella signora si chiama Teresa Bene. Ricordatevelo bene, perché ne sentiremo parlare per lungo tempo. Teresa Bene, 47 anni, docente di procedura penale a Napoli, ex consulente del ministro Orlando all'ambiente. Allora, in questi giorni si doveva completare la composizione del CSM, Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo di autogoverno di tutta la magistratura italiana, e si trova, il Consiglio Superiore della Magistratura si trova alla propria sede nel cosiddetto Palazzo dei Marescialli, nel centro di Roma, proprio vicino alla stazione Termini, Palazzo dei Marescialli, e si doveva eleggere l'ultimo dei membri d'ANCI, perché il Consiglio della Magistratura, Consiglio CSM, è formato da membri togati, cioè da magistrati, da rappresentanti dei magistrati, e poi da cosiddetti membri laici, che non sono dei magistrati, ma sono coloro che conoscono bene i codici, sono o avvocati o professori universitari di materie giuridiche. Questa bella signora doveva essere eletta come membro laico. Allora, uno, per essere eletto come membro laico, deve possedere, ai sensi della Carta Costituzionale, questi due requisiti. Deve essere professore ordinario di università in materie giuridiche e avvocato dopo 15 anni di esercizio. È scritto qua, vedete, cari amici, è virgolettato. Quindi deve avere questi due requisiti: essere professore ordinario di università in materie giuridiche e avvocato dopo 15 anni di esercizio. Allora, fatto sta che questa signora viene proposta dal Parlamento, dal nostro Parlamento, il nostro Parlamento, e lei, la signora, dice grazie che mi proponete ad entrare come membro laico nel Consiglio Superiore della Magistratura in Piazza dei Marescialli nel centro di Roma, grazie. Sembra che ci siano state delle avvisaglie sul fatto che forse lei non aveva i requisiti, perché c'è scritto qua, vedete? E quegli allarmi inascoltati sull'assenza dei titoli. C'erano stati degli allarmi, qualcuno aveva forse detto: ma forse tu, bella signora, non le hai i requisiti, tu, bella signora, non le hai tutti i requisiti precisi per andare a fare il membro laico nel Consiglio Superiore della Magistratura? Questi requisiti specifici, è scritto qua, è virgolettato, ai sensi della Carta Costituzionale,
professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio. Secondo l'articolo 104 della Carta, il Parlamento sceglie di 8 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di esercizio. Può anche darsi che come requisiti fosse sufficiente o essere professori ordinari di università in materie giuridiche o avvocati dopo 15 anni di esercizio. Sì, non è chiarissima la questione, non è chiarissima. Però la Carta Costituzionale è entrata in vigore il 1 gennaio del 1948 e il Consiglio Superiore della Magistratura esiste dal 1948, giù di lì, e sono passati più di 60 anni. Possibile che in più di 60 anni non abbiano mai chiarito questa faccenda qua? Secondo l'articolo 104 della Carta Costituzionale, il Parlamento sceglie gli otto membri laici del CSM tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 anni di servizio. Quindi questa bella signora dovrebbe aver avuto almeno il requisito di aver svolto la professione di avvocato per almeno 15 anni, oppure di essere professore ordinario di università. Sembra che questa signora non sia professore ordinario, professore universitario ordinario, ma sembra che sia professore associato, sembra che sia professore associato. Allora, si deve completare il numero dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. Siamo ai vertici, cari amici, siamo ai vertici della competenza giuridica, ai vertici siamo, perché dentro il Consiglio Superiore della Magistratura c'è la crema, c'è proprio la crema di coloro che conoscono il diritto, capito? C'è la crema, Consiglio Superiore della Magistratura, e salta fuori un caso come questo, che all'ultimo minuto, neanche prima, come si dice in Camera Caritatis, proprio lì, alla presenza di questa bella signora, che era già pronta a diventare membro laico del Consiglio Superiore della Magistratura, e un altro consigliere dice, dopo aver esaminato i titoli di questa bella signora che si chiama Teresa Beni, 47 anni, e si dichiara che non si può convalidare l'elezione per mancanza dei titoli, proprio lì pubblicamente, cioè non è neanche stata fatta prima la scrematura, no, lì. E lei è andata via, c'era il Presidente della Repubblica, lei poi è andata via, si è contenuta, ma ha detto che era, insomma, contenuta, poi ha detto che fa ricorso al TAR, capito? E dice, non c'è certezza del diritto, e siamo ai vertici dell'incompetenza, perché qua i casi sono tanti. O questa signora, bella signora, sapeva di non averli tutti i requisiti, e allora doveva rifiutare la sua candidatura, doveva dire no, io non ho i requisiti. Oppure i parlamentari, il Parlamento che l'ha proposta doveva verificare che ce l'avesse i requisiti, non doveva proporla come candidata al CSM. Oppure il CSM, quando aveva saputo il CSM che questa bella signora era proposta, doveva esaminare i titoli e vedere prima se i titoli erano tutti in regola o no, e non dirlo all'ultimo momento in presenza del capo dello Stato. Comunque è una faccenda molto molto ingarbugliata, La bella signora dice che è molto molto arrabbiata e che deve difendere la sua dignità, perché probabilmente lei ritiene di avere i titoli, e quindi farà ricorso al TAR. Ecco qua, ai vertici dell'incompetenza, CSM, Consiglio Superiore della Magistratura.
Il Consiglio Superiore della Magistratura, ripeto, dovrebbe essere il fior fiore della crema, però queste questioni qua, queste questioni dovevano essere a conoscenza anche di questa bella signora. Questa bella signora sembra appunto qua, si parla, quegli allarmi inascoltati sull'assenza dei titoli. Adesso sarà ben da... Com'è possibile che si sia arrivati a una simile situazione? Quegli allarmi inascoltati sull'assenza dei titoli, vedete cari amici? Beh, cari amici, 2014, ai vertici dell'incompetenza, ok cari amici? È una cosa molto triste, io lo so che questo video interessa pochi miei telespettatori, pochi, però questo qua io lo definisco un campione adeguatamente rappresentativo della faciloneria, con cui le cose vengono portate avanti in Italia, cari amici. Mi dispiace tanto dover dire queste cose, va bene? Ok, cari amici, grazie. Vedremo come andrà a finire sta faccenda, perché di questa bella signora ne sentiremo parlare ancora per un pezzo, va bene? Ok, grazie e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.